Quando si cerca di fare scelte sostenibili non sempre tutto va come ce lo aspettiamo. Quindi nel video di oggi voglio darvi dei consigli che secondo me possono essere veramente utili condividendo quella che è stata la mia esperienza personale e vi parlerò di oggetti che per me sono stati un fail totale, quindi cose che non ricomprerei mai e che non vorrei nemmeno se me le regalassero e invece acquisti che si sono effettivamente rivelati super utili, super funzionali e che infatti continuo a consigliare sia sui social che nella vita reale. Quindi oggi condividerò con voi 9 tra hit e flop dei miei acquisti ecosostenibili. Ciao, sono EcoVeganMama, ma puoi chiamarmi Sara. In questo canale parliamo di cucina vegetale, di scelte di vita ecosostenibili e di maternità naturale. Sono sicura che questi sono gli argomenti che ti interessano, altrimenti non saresti qui con me e non vedo l'ora di condividere con te questo nuovo video. Oggi ti racconto 9 dei miei acquisti, alcuni dei quali sono stati un successo, altri invece meglio dimenticarli. Spero di darti dei consigli utili, ma soprattutto spero che tu possa portare a casa una morale da questo video e ne parleremo bene quando arriveremo in fondo e avremo visto tutti gli oggetti di cui parleremo oggi. Ho pensato di realizzare questo video perché sempre di più si parla di scelte sostenibili, di vita ecosostenibile, di vivere green e questo a volte porta dietro anche tanto marketing. Da un lato non posso che essere felice se la sostenibilità sta diventando anche una moda, perché è sicuramente un modo in più per diffondere questa mentalità che può portare tanti benefici a tutti noi e al nostro pianeta. Dall'altro ci sono ovviamente anche dei lati negativi. Come qualsiasi cosa, quando diventa mainstream, rischia di perdere un po' della sua autenticità e questo succede anche con la sostenibilità. Quello che capita molto spesso è che il messaggio che viene veicolato è quello che necessitiamo di cose nuove e soprattutto di cose specifiche per essere più sostenibili. Quindi, se vuoi essere più sostenibile, devi comprare questo. E in realtà questi sono due concetti che vanno totalmente in contrasto uno con l'altro, perché se c'è un concetto opposto a quello della sostenibilità, è proprio quello del consumismo. Quindi l'ecoconsumismo è un trend che sicuramente non mi piace. Io sono molto più favorevole all'ecominimalismo ed è infatti quello di cui vi parlo molto spesso su questi canali. Ma piuttosto che fare un video di 40 minuti in cui filosofeggio su questi concetti, ho pensato che sarebbe stato più utile parlare della mia esperienza personale e condividere effettivamente con voi proprio quelli che sono stati i miei acquisti, top e flop. Alcuni andati benissimo, appunto, quindi oggetti che utilizzo effettivamente nel mio quotidiano, che ho trovato molto utili, che ho trovato migliori anche rispetto alle versioni meno sostenibili che utilizzavo prima, e anche degli acquisti flop che ho fatto magari spinta un po' anche dalle pubblicità a cui comunque io non sono immune, e magari proprio grazie alle pubblicità ho pensato potessero essere effettivamente utili, ma si sono rivelati poi dei pessimi acquisti. Cominciamo da un oggetto che sicuramente è stato promosso tantissimo e che anche io ho acquistato effettivamente pensando che potesse essere una buona soluzione per me, ma che se mi seguite da un po' sapete benissimo che io non utilizzo più nel mio quotidiano. E questo è lo spazzolino di bambù. Purtroppo lo spazzolino di bambù ha un sacco di diciamo lati negativi o comunque rovesci della medaglia. È vero che rispetto a uno spazzolino usa e getta in plastica è sicuramente molto più sostenibile. È anche vero però che è molto meno performante. Non è ergonomico, le setole non sono sagomate e soprattutto si tratta di uno spazzolino manuale. Io per esempio mi sono resa conto dopo averlo acquistato e dopo averlo provato che non riesco ad avere una routine di generale efficace con uno spazzolino manuale. Ho assolutamente bisogno di utilizzare il mio spazzolino elettrico per avere un risultato soddisfacente. Questo vuol dire che gli spazzolini in bambù non vanno bene in generale? No, per esempio per i miei figli prendo spazzolini in bambù perché loro hanno uno spazzolino elettrico in casa, ma hanno bisogno anche di uno spazzolino manuale, per esempio da portarsi dietro a scuola in alcune situazioni, per esempio anche per i bambini finché sono troppo piccoli per utilizzare l'elettrico. Quindi
Continuo ad usare degli spazzolini in bambù, però mi sono resa conto che non è una soluzione a tutti i nostri problemi con gli spazzolini. Io, per esempio, personalmente non riesco ad utilizzarlo. Un'altra pecca che hanno gli spazzolini in bambù è che hanno veramente bisogno di una buona routine di pulizia perché si conservino bene, perché si mantengano bene. Perché purtroppo se non vengono lavati, ma soprattutto asciugati bene dopo ogni utilizzo, rischiano di sviluppare muffa. E questo è un aspetto di cui bisogna tenere in conto. Quindi, voglio dire che nessuno dovrebbe mai comprare gli spazzolini in bambù? No. Però voglio dire che non è una soluzione che può essere adatta a tutti e io personalmente non mi sento una brutta persona perché non uso lo spazzolino in bambù, anche se ci è stata fatta tanta pressione su questo argomento. Anche se c'è stata fatta tanta pressione su questo tema. Al contrario, per rimanere sempre in argomento bagno, uno invece dei miei acquisti top, che rifarei altre 1000 volte, che ho sempre utilizzato da quando ho comprato e che per me ha sostituito al 100% l'opzione usa e getta non sostenibile che avevo prima, è il rasoio di sicurezza. Per me, rasoio di sicurezza, acquisto top della vita. In realtà non un acquisto, ma un regalo, me lo sono fatto regalare. E infatti devo dire che lo consiglio sempre, soprattutto come regalo, perché può essere una cosa veramente diversa che qualcuno non ha e che può tornare molto molto utile. Se non avete presente come è fatto un rasoio di sicurezza, ve lo faccio vedere, ve lo mostro, ve lo spiego. In realtà si tratta semplicemente dei rasoi che si usavano prima dell'avvento degli usa e getta, però comunque sono una versione moderna, sono fatti secondo tutte le norme di sicurezza e si chiamano rasoi di sicurezza proprio perché rispetto alla lama libera, diciamo il coltellino affilato da barbiere di una volta, il rasoio di sicurezza comunque ha una protezione e non ci si può fare chissà quanto male con un rasoio di sicurezza perché la lama che sporge è una porzione molto molto piccola della lametta. Il rasoio funziona alla perfezione, fa esattamente quello che dovrebbe fare un rasoio. Ci vuole un pochino di manualità per utilizzarlo? Sì, ma trovo che sia una cosa veramente alla portata di tutti, cioè si impara ad usarlo in 2 volte, magari la prima volta si va con un pochettino più di cautela, non ci si rada alla velocità della luce come magari si faceva con i rasoi con cui eravamo abituati prima, però poi una volta presa la mano funziona esattamente come un rasoio normale. Con la grande differenza che tutto il corpo del rasoio è eterno e l'unica cosa che si cambia è la sottilissima lametta all'interno. Questo veramente rispetto al rasoio usa e getta dà un risparmio di plastica, di materiali, di rifiuti enorme, enorme. Prima di tutto il rasoio in sé. E poi anche il packaging, perché i rasoi usa e getta sono sempre, sempre incartati nella plastica, se non addirittura in confezioni rigide, magari anche composte da più materiali. Invece le lamette stanno in confezioncine di cartone, avvolte dalla carta, piccole, piccole, anche a livello di trasporto consumeranno niente perché sono microscopiche, per cui veramente un'alternativa sostenibile per radersi, ovviamente vanno bene sia per uomini che per donne, vanno bene sia per il viso che per il corpo. È una cosa che io consiglio a tutti, anche perché se appena appena vi è sorta una coscienza ecologica e volete fare qualche passo verso la sostenibilità, io sono sicura che buttare via un intero rasoio usa e getta dopo qualche utilizzo vi farà un po' male al cuore, a me farebbe un po' male al cuore, quindi il rasoio di sicurezza può essere davvero una soluzione ideale per questo. Ma torniamo ai flop, e secondo me questo non ve lo aspettate. Parliamo di bambini, quindi di qualche cosa che ho comprato per i miei figli, e per me direi che è un flop l'aver acquistato i pannolini lavabili. Non tutti i pannolini lavabili, aspetta. È un flop aver acquistato i pannolini lavabili cheap super economici, quelli che non so se è ancora così, ma ai miei tempi, quando io comprai i primi pannolini lavabili, venivano chiamati i cinesini. Venivano chiamati cinesini semplicemente perché arrivavano dalla Cina e questo in realtà aveva due motivazioni. Una chiaramente economica.
come la maggior parte dei prodotti importati dalla Cina, avevano un costo veramente basso. Però c'era anche una motivazione di reperibilità, nel senso che comunque il pannolino lavabile in Asia è culturalmente molto più diffuso, quindi c'era una produzione, una varietà sia di modelli, di stampe, veramente enorme, veramente vasta, che ai tempi in cui io mi sono informata sui pannolini lavabili non avevo trovato in nessun'altra, diciamo in nessun altro negozio, in nessun altro marchio di produzione invece occidentale. Il fattore costo però per me era stato sicuramente quello più influente, perché essendomi appunto interessata ai pannolini lavabili in un periodo, diciamo, in tempi non sospetti, quando se ne parlava veramente poco, io in italiano avevo trovato zero contenuti sui pannolini lavabili, zero, e infatti è stato uno dei motivi principali per cui poi ho aperto il canale YouTube, cioè io volevo parlare tantissimo di pannolini lavabili, oltre agli altri argomenti, perché io mi ero dovuta fare un mazzo tanto andando a ricercare solo contenuti dagli Stati Uniti per cercare di capirci qualcosa, perché appunto in italiano non c'era nulla. Quindi ero convinta di volerli usare, però ero anche molto preoccupata del fatto che tutta l'esperienza sarebbe potuta essere un flop, perché non avevo nessuna esperienza diretta, non conoscevo nessuno che li avesse usati, non avevo la possibilità di vederne o di toccarne con mano nessuno prima di ordinarli, quindi di pagarli. Perciò per me è stata un po' una mossa paracadute cercare di comprare la cosa più economica che potessi trovare, in modo da dire vabbè, se va male almeno non ci ho speso una fortuna, facciamo una prova così e poi vediamo come va. Alla fine cosa devo dire di questi pannolini economici? Che il loro lavoro inizialmente l'hanno fatto, però quando poi ho avuto la possibilità anche di avere altri pannolini di migliore qualità, mi sono resa conto subito della differenza, e soprattutto i pannolini economici mi hanno piano piano abbandonata lungo il percorso, cioè si sono rovinati molto in fretta, e io li ho trattati veramente benissimo perché mi ero super informata su come andassero lavati, asciugati, tenuti, utilizzati. Quindi non oso immaginare una persona che magari, non so, aveva studiato un po' meno sui pannolini lavabili di me, o che comunque poteva dargli un trattamento un po' più ruvido, in quanto poco tempo li avrebbe completamente disintegrati. Per cui sì, ok, ho speso poco a comprarli, però a me sono anche durati niente. Mentre invece dei pannolini di buona qualità per me sono durati per 3 figli. E alla fine del 3° figlio li ho anche regalati e hanno sicuramente davanti ancora dei begli anni di utilizzo. Quindi ho voluto prendere il pannolino come esempio perché secondo me era un esempio proprio utile di un concetto molto importante nell'ecominimalismo e nelle scelte ecosostenibili. E cioè che spesso dobbiamo cercare, fare lo sforzo di fare l'acquisto lungimirante, in cui magari sì, è un po' più impegnativo all'inizio, spendo un po' di più quando compro, però compro qualche cosa che funzionerà molto bene e che durerà tanto tempo e che manterrà un alto valore, quindi eventualmente quando io finirò di utilizzare questa cosa potrò rivenderla e recuperare parte dell'investimento. Capisco che questo non sia sempre facile, perché comunque il budget è il budget, e se i soldi non ci sono non è che si tirano fuori dai cassetti, però secondo me alla base c'è proprio bisogno di un cambio di mentalità, nel senso che non posso parlare per tutti, ma sono sicura che in tante situazioni, se non spendessimo piccole cifre per tanti acquisti, potremmo spendere ogni tanto una cifra un po' più grande per un acquisto consapevole, mirato e ben fatto. Adesso aspetta un attimo, prima che andiamo avanti ti devo dire una cosa importantissima. Io vedo dalle statistiche che in tantissimi di voi guardate i miei video e magari li guardate anche tutte le settimane, ma non siete iscritti al canale. E su questo vi devo un po' sgridare, perché per voi iscrivervi al canale non costa niente, potete farlo anche in questo momento. Adesso, mentre vi sto facendo la ramanzina,
Spostate un attimo il video verso il basso e trovate qui sotto il bottone con scritto iscriviti. Ci cliccate sopra, non vi costa assolutamente niente, però fa sì che il mio canale possa crescere e possa avere il vostro supporto. Questo garantisce che io possa rimanere qui a continuare a creare per voi contenuti gratuiti tutte le settimane, ma in realtà anche tutti i giorni, perché anche qui su YouTube potete vedere i miei short praticamente ogni giorno della settimana. Quindi mi raccomando, se fino a un minuto fa non eri ancora iscritto al canale, questo è il momento per farlo. Grazie. Riprendiamo con il video e andiamo questa volta a uno dei miei acquisti top per il quale ci spostiamo in cucina. Devo dire che su questo io ero titubante, cioè non pensavo che mi sarei trovata bene, gli ho dato una chance proprio perché ce la volevo dare e invece sono anni ormai che non compro più l'alternativa non sostenibile che utilizzavo prima e sto parlando delle spazzole in legno per lavare i piatti. Essendo abituata ad utilizzare la spugna, non pensavo che con una spazzola mi sarei potuta trovare altrettanto bene, avrei potuto effettivamente ottenere un buon risultato di pulito, ma soprattutto non pensavo che sarebbero state comode proprio nell'utilizzo. Invece mi sono dovuta completamente ricredere. Il trucco secondo me è averne più di una, io in questo momento ne ho due, però solitamente ne ho anche tre, in modo che si possano adattare meglio a seconda di quello che devo pulire. Infatti, secondo me, uno dei grandi vantaggi della spazzola per lavare i piatti è che la spazzola gratta rispetto a una spugna che accarezza i piatti. La spazzola gratta, quindi pulisce molto molto meglio e tira via i residui molto velocemente, con il secondo grande vantaggio di non rimanere sporca come una spugna, perché con la spugna io non andrei mai sopra un piatto completamente sporco di residui di cibo. Prima lo sciacquerei sotto l'acqua, poi andrei con la spugna, con oltretutto uno spreco, diciamo, doppio di acqua. Invece con la spazzola io il problema non me lo pongo, perché la spazzola poi si pulisce perfettamente, non rimane tutto lo sporco appiccicato dentro come nella spugna, si puliscono le setole alla perfezione. Oltretutto, se proprio ogni tanto le posso buttare in lavastoviglie e dargli anche così una sanificata, e io così sono felicissima. Il mio consiglio è quello di averne sia che si impugnano con la mano, quindi di quelle piccoline, sia con il manico lungo, perché per esempio per pulire alcune pentole oppure per entrare dentro nelle bottiglie sono sicuramente più comode quelle. Il vantaggio in termini di sostenibilità rispetto alla spugna tradizionale è enorme, perché le spugne tradizionali sono di plastica, si deteriorano e si rompono piano piano, liberando, rilasciando microplastiche e pezzettini interi di spugna all'interno dell'acqua, e questo è veramente pessimo, e hanno una durata minima nel tempo, perché si sporcano, dopo un po' puzzano, vanno cambiate, mentre vi assicuro che la spazzola in legno è molto più duratura. Non è eterna, a un certo punto va cambiata anche quella, però stiamo parlando, per la mia esperienza, di qualche anno di utilizzo, non qualche mese. Per cui c'è veramente una grossissima differenza. Ditemi qui sotto nei commenti se voi avete mai utilizzato le spazzole per lavare i piatti e se siete più team spazzola o team spugna. Io decisamente team spazzola. Il prossimo acquisto flop nel mio percorso verso la sostenibilità ve lo devo un po' spiegare e un po' motivare. Perché sto parlando dei tupper, dei contenitori con il coperchio, quelli che si chiudono in plastica. E voi direte, in che senso acquisto legato alla sostenibilità? Nel senso che io li ho comprati per organizzare in maniera più sostenibile il mio frigorifero, quindi per cucinare di più in casa e quindi non dipendere dagli acquisti di cibo pronto, ma utilizzare le materie prime, che è sicuramente una scelta più sostenibile, ottimizzare anche l'utilizzo del frigorifero, far durare di più i cibi, ridurre lo spreco alimentare. Insomma, le mie erano ottime motivazioni in partenza, diciamo che partivo con le migliori intenzioni, però devo dire che hanno influito su di me due fattori. Il primo, che di nuovo, forse questa è un po' una mia caratteristica, però sono stata un po' tirchia, ho avuto paura di spendere e quindi ho cercato la soluzione un po' più economica, che è esattamente quello che vi avevo detto di non fare nel mio consiglio precedente, però
Questa consapevolezza viene dall'esperienza che non avevo quando ho fatto questo acquisto. In realtà io pensavo che avrei fatto con il tupper di plastica un acquisto più adatto alla nostra situazione familiare attuale, cioè quella in cui ci sono tanti bambini piccoli, in cui utilizzo questi tupper, per esempio, anche per andare a fare dei picnic, per portare il cibo in giro. Pensavo che fossero più pratici e più resistenti. La verità è che sono più difficili da lavare rispetto, per esempio, a dei contenitori in vetro che si possono lavare sempre alla perfezione. Il contenitore in plastica piano piano si usura e smette di venire pulito come se fosse nuovo. E anche la questione dell'essere resistenti, se da un lato certo possono cadere senza frantumarsi come il vetro, dall'altro, nella mia esperienza, ho visto che si spezzano, si crepano, si deformano, quindi in realtà succedono degli incidenti anche a questi contenitori in plastica. E se tornassi indietro, devo dire che non rifarei questo acquisto. Investirei subito in dei contenitori più di qualità, di materiali migliori, o in vetro o in metallo, però ben fatti. Starei più attenta anche alla forma, perché per esempio io ho dei contenitori in plastica tondi e non so che cosa mi sia venuto in mente. Perché ho comprato dei contenitori tondi che poi ne metto uno in un ripiano del frigorifero e mi ha occupato tutto il frigo? No, i contenitori vanno presi quadrati o rettangolari in modo che si possano affiancare uno all'altro ottimizzando lo spazio. Ovviamente poi io sono tutta la vita team, ricicliamo tutto quello che si può riciclare, però non comprando praticamente più prodotti confezionati, cibi pronti, veramente non mi capita, mi capita molto raramente di avere in casa delle confezioni di qualcosa che posso riutilizzare poi come contenitori. A parte i vasetti di vetro, che però sono tutta un'altra cosa rispetto ai tupper di cui sto parlando, che sono quelli grandi, sono quelli che vi ho fatto vedere nelle immagini, a me proprio non succede di avere la vaschetta, il contenitore che posso riutilizzare, per cui per forza li ho dovuti comprare dei contenitori per fare questo mestiere. E se fossi stata più oculata e più consapevole all'epoca, avrei fatto sicuramente un acquisto diverso. Adesso sicuramente non mi fregano più, quindi non ho più comprato questo tipo di tupper, però non voglio neanche cadere nell'errore opposto, e cioè comprarne adesso di una qualità migliore, dato che comunque ho già quelli che ho comprato in precedenza che devo finire di utilizzare. Mano a mano che si romperanno, andranno a finire e quando effettivamente avrò bisogno di comprarne dei nuovi, prometto che farò un acquisto migliore. Un acquisto invece che secondo me è irrinunciabile e su cui devo dire che mi do una pacca sulla spalla perché sono stata anche molto ragionata nella scelta, è quello di aver introdotto nella mia cucina i tappetini in silicone. Se mi seguite, voi sapete che io sono mega fan, li inserisco in tutti i contenuti in cui posso inserirli perché secondo me se non ce li avete, ce li dovete avere. È veramente una cosa che deve entrare nelle vostre case perché sostituisce il 100%, se non il 100%, il 95% della carta forno che utilizzate in cucina. Vi svolta la preparazione di un sacco di alimenti, sono stra comodi, durano tantissimo nel tempo, sono anche economici e davvero sono un acquisto che io rifarei e che consiglio assolutamente a tutti. Sono dei tappetini, nel vero senso della parola, in silicone, sono ovviamente fatti per resistere alle alte temperature perché sono fatti per il forno, quindi reggono tranquillamente fino a 220 gradi senza nessun problema. Ed è per questo, oltretutto, che io vi do adesso anche un consiglio chicca per lavarli, perché so che chi li ha provati spesso ha, diciamo, è stato un po' frenato da questo aspetto del lavaggio perché, come tutti gli accessori in silicone, soprattutto se si usano con cibi grassi, con oli, rischiano poi di non essere facilissimi da tirare puliti e hanno anche spesso la tendenza a assorbire gli odori perché, soprattutto quando scaldato, può diventare un po' poroso. Però io vi do la soluzione della vita su questo. Se avete dei tappetini in silicone e non riuscite a tirarli puliti, metteteli in lavatrice. In lavatrice con i panni, sì. Soprattutto magari con gli stracci della cucina o con gli asciugamani, un bel giro in lavatrice escono che sono
nuovi. Ovviamente io faccio la lavatrice solo con detersivi eco, non uso l'ammorbidente, non uso prodotti con profumazioni chimiche particolari. Certo che non vi sto dicendo di lavare i tappetini in silicone su cui mettete il cibo con l'ammorbidente, questo non avrebbe senso, però nel caso approfittate di questa anche come occasione per dare una svolta sostenibile anche alla vostra lavatrice. Via tutti i prodotti chimici industriali della grande distribuzione, vi prendete un buon detersivo EcoBio. Eventualmente dell'acido citrico da usare al posto dell'ammorbidente, eventualmente del percarbonato da usare al posto dello sbiancante o dello smacchiatore, e così avete la vostra routine di bucato EcoBio più sostenibile e assolutamente adatta a lavare anche i tappetini in silicone, che poi potete utilizzare per mettere qualsiasi cosa in forno. Io ci ho fatto il pane, la pizza, le verdure, i burger, veramente qualunque cosa ci potete mettere sopra, potete utilizzarli anche come base per alcune preparazioni. Per esempio, se fate delle preparazioni con il cioccolato fuso e vi serve una base che non appiccichi, da cui poi le cose si stacchino bene, perfetto. Se dovete mettere qualche cosa a congelare, come per esempio, non so, fate gli gnocchi, ne volete congelare qualche porzione, mettete un'asse ricoperta da un tappetino di silicone, ci mettete sopra gli gnocchi, li mettete in freezer, non si attaccano. Quando sono congelati, li passate in un sacchetto e il tappetino lo mettete a lavare. Stracomodi nella vostra cucina, se mi seguite, non possono mancare. Ah, ovviamente come sempre i link degli acquisti top ve li lascio qui sotto, perché sennò cosa ve li sto a raccomandare a fare se poi non vi dico dove potete comprarli. Trovate tutto qui sotto in descrizione. Ora andiamo a un acquisto flop che assolutamente ho toppato nel mio percorso verso una vita più sostenibile, quindi nelle mie scelte eco minimaliste. Io ho assolutamente sbagliato a comprare delle borracce. Tutti siamo stati spinti a comprare borracce perché sappiamo che le bottigliette di plastica sono il male, nessuno vuole bere in una bottiglia usa e getta, tutti vogliamo avere la nostra borraccia ricaricabile con cui portarci dietro l'acqua, che non si butta via, che ci fa risparmiare un sacco di rifiuti. Però vi consiglio, l'acquisto della borraccia non è un acquisto che va preso alla leggera. Sicuramente non comprate una borraccia perché è carina, perché è di un bel colore, perché ha una bella stampa sopra, perché ha un prezzo che vi piace. No, 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 perché finirete poi per non usarle o per romperle. La borraccia deve essere assolutamente funzionale a quelle che sono le vostre esigenze. Quindi deve essere comoda da aprire e chiudere a seconda di come voi bevete abitualmente. Per me, per esempio, che per anni, adesso sempre meno, però per anni ho praticamente sempre avuto un bambino piccolo in braccio. Per me è fondamentale che la borraccia si possa aprire con una mano sola, altrimenti per me è inutile. Attenzione poi in generale ai meccanismi di apertura e chiusura troppo complicati, perché sono quelli che si rompono prima. Deve essere semplice, poche molle, pochi click. Guardate che la struttura sia solida. Super attenzione poi a che si possano pulire bene. Sembra una sciocchezza, ma non è detto che chi produce la borraccia la faccia anche pensando a come va pulita. Quindi ce ne sono alcune che, per esempio, nel sotto del tappo hanno degli anfratti dove va dentro la cannuccia, degli spigoli, delle parti talmente piccole che poi sono impossibili da pulire. E se vi finisce della muffa lì dentro, non ne uscite più, dovete buttarla via la borraccia perché non si tira via in nessun modo. E comunque non possiamo neanche passare la nostra vita con lo scovolino a pulire gli anfratti della borraccia. Prendiamoci una borraccia che sia comoda da pulire. Il terzo aspetto che dovete considerare ci porta direttamente al mio acquisto top, e cioè la mia borraccia della vita, che finalmente mi sono comprata. Sono super contenta, spero di non perderla mai perché mi ha svoltato. E quindi vi consiglio di prendere una borraccia che sia della dimensione giusta per voi. Non vi dico che tutti dovete comprare la borraccia come la mia, però riflettete su questo aspetto, perché per me, per esempio, la mia borraccia della vita, il mio acquisto top in tema di borracce è la borraccia da 2 litri. Perché io con la borraccia da 2 litri so veramente di riuscire a bere quello che io ho bisogno di bere durante la giornata. Penso come tutti gli adulti molto impegnati sulla faccia della terra, faccio fatica a ricordarmi di bere ogni 5 minuti.
Avere la borraccia da 2 litri, che io so che a fine giornata deve essere finita, o sì, per me è stata la svolta. Io adesso quella me la carico al mattino mentre preparo la colazione e so che la sera, poco dopo cena, deve essere finita. Oltre a quella, mi bevo il tè del mattino, che per me è almeno mezzo litro, sapete che io bevo un bidone di tè al mattino, l'acqua ai pasti, e quindi so che arrivo quasi a 3 litri d'acqua al giorno. Sto una favola, non so più che cosa sia la disidratazione. Ovviamente questo non vale per tutti, perché c'è chi, per esempio, magari è sempre in giro con una borsa o con uno zaino, non si vuole portare dietro 2 chili d'acqua, capisco. Però ecco, valutate questo aspetto in modo da comprare la borraccia perfetta per voi, fare un acquisto top che utilizzerete sempre e evitare di collezionare decine e decine di borracce, perché vi assicuro che potreste arrivare a un punto in cui sarebbe stato più sostenibile bere dalle bottiglie di plastica. Usa e getta. Arrivati a questo punto abbiamo visto 4 acquisti flop e 4 acquisti top per uno stile di vita più sostenibile e per fare delle scelte eco-minimaliste. Però vi voglio lasciare in questo video con un nono consiglio, perché è troppo tempo che non vi parlo di questo tema, quindi ho deciso di inserirlo anche in questo video, perché se c'è un'altra cosa che voglio influenzarvi ad avere nelle vostre case, questo è il doccino in bagno. Se mi seguite da tanto me ne avete già sentito parlare, ma se mi seguite da poco magari no. Per me il doccino in bagno è diventato fondamentale, ce l'ho da anni, l'ho fatto rimettere anche in questa nuova casa perché non posso più vivere senza. Nonostante in questa casa io abbia il bidet, cioè uno dei motivi per cui ho iniziato a appassionarmi al tema del doccino è stato perché vivendo all'estero non è comune avere il bidet in bagno. Ovviamente da brava italiana non trovo concepibile vivere senza un bidet e quindi ho trovato il compromesso del doccino, ma piano piano ho capito che il doccino era così comodo che ho deciso appunto di farmelo installare anche qua dove in realtà il bidet c'è. E il doccino è così comodo che mi ha permesso nel tempo con il suo utilizzo di eliminare completamente l'acquisto della carta igienica, che è un prodotto che io non acquisto più da anni e che ho sostituito al 100% con il doccino. E vi assicuro che anche avendo il bidet, comunque è il doccino che vi permette di non usare più la carta igienica, anche perché se no non si spiegherebbe com'è che in Italia, che è la nazione del bidet, si faccia invece un uso smodato di carta igienica, se ne consuma tantissima, il consumo pro capite è spaventoso e assolutamente non stiamo parlando di qualcosa di sostenibile, perché se anche è anche vero che la carta è biodegradabile, dobbiamo pensare a tutto ciò che comporta produrla la carta igienica, imballarla la carta igienica, trasportarla la carta igienica e poi eventualmente anche smaltirla. Per questo il doccino è sicuramente una soluzione più sostenibile, una soluzione eco, non costa particolarmente, è un accessorio a prezzo decisamente contenuto, è molto semplice da installare e secondo me alla fine apporta anche comfort e benessere alla vita, perché quando mi capita di essere in giro e quindi di dover per forza utilizzare la carta igienica perché non ho la possibilità di utilizzare un doccino, di utilizzare l'acqua, devo dire che ormai mi pesa perché mi sento che non mi sono pulita bene come vorrei con il doccino. Per cui, se vi posso lasciare un ultimo consiglio da questo video, una scelta che non rimpiango e che anzi rifarei altre 100.000 volte è quella di installare il doccino in tutti i miei bagni di casa. Spero di avervi influenzato e che darete un occhio anche voi a questo argomento. Avevo fatto anche un video specifico solo su questo, magari ve lo lascio qui in fondo, andatevelo a vedere così approfondite se vi ho incuriositi. Io per oggi ho finito, vi ricordo che noi ci possiamo vedere tutti i giorni su tutte le mie piattaforme social e in particolare qui su YouTube ogni giovedì alle 18 con un nuovo video. Ciao ciao!